In origine tutta la corona boscata era vigneto, poi è stato abbandonato dopo la seconda guerra mondiale. Nel 2006 l'abbiamo reimpiantato con vitigni di Fresa di Chieri, che è il vino tipico della collina torinese. Abbiamo piantato 2800 barbatelle, sono venuti 41 filari. Nel 2009 e nel 2010 ci sono state le due prime vendemmie e ne sono venute 4500 bottiglie per ogni anno. Quella che vendiamo adesso, che l'ho appena venduta, è questa qua, è quella del 2014, è il quarto anno che ha la DOC. Ci sono tre vigneti storici in Europa e nel mondo all'interno delle grandi città: Torino, Parigi e Vienna. Adesso che abbiamo la DOC, il disciplinare del Fresa di Chieri ha una resa per ettaro solo di 80 quintali, quindi invece delle 4500 bottiglie che venivano all'inizio, come faccio? Nel 2014 ci sono 4172 bottiglie numerate, questa è la 1727. Questo è un Fresa di Chieri superiore, sta 3 anni ad affinare prima di essere venduto, 6 mesi in legno e il resto in bottiglia. È un rosso fermo, fa 13 gradi, ha la corposità di un barbaresco. Questa è la DOC della città di Torino. Torino ha una sola DOC, che è il Vigna della Regina. Viene 18 euro la bottiglia, acquistato qua perché privilegiamo chi viene a trovarci. Poi ogni anno facciamo 60 magno numerati. Questa è la numero 20 del 2013, viene 60 euro con la cassetta in legno. E poi facciamo il chinato, ne facciamo 500 bottiglie per annata. È un chinato totalmente torinese, nel senso che il vino base è il Vigna della Regina, ma le erbe, le radici e le spezie, eccetto la vaniglia, sono tutte coltivate a Torino nella prima cintura. È un ottimo fine pasto, ottimo col cioccolato, vino da meditazione si dice. È fatto con un'antica ricetta che prevede l'utilizzo di un estratto di ciliegie di Pecetto, che è una località qua vicina famosa per le ciliegie, che rende questo chinato particolarmente morbido, dolce, floreale, femminile. Mentre il Barolo chinato non sempre piace perché è amaro, questo abbiamo visto che piace a tutti. Infatti questa è la terz'ultima bottiglia e poi l'annata è finita e viene 19. Con le vinacce del vigneto facciamo questa grappa, invecchiata in legno per un anno e distillata in purezza. Vuol dire che vengono usate solo le vinacce di questo vigneto e basta. Infatti ne vengono anche qua poco più di 400 all'anno, una rarità. Viene 25 euro. Se no c'è la grappa di Fresa bianca secca classica della collina torinese, questa viene 20. Noi siamo l'azienda Balbiano di Andezeno, un paese qua vicino, esistiamo dal 1941, il signor Balbiano è il presidente del consorzio del Fresa di Chieri collina torinese. Questo è il nostro fiore all'occhiello, però noi viviamo con questi vini qua, che sono frizzanti, fermi e dolci da dessert. 7 euro, 8 euro. E poi ci sono i Vineyard Sun, sono degli occhiali da sole fatti da una startup di giovani che producono prodotti ecosostenibili, sono fatti in legno e sughero con le lenti polarizzate, vengono 70 euro. E qui invece sono le caramelle che avete assaggiato, voi non le avete assaggiate? No, siamo appena arrivati. Sono le uniche caramelle al vino in commercio, la Leone le fa in esclusiva per noi, loro non le possono vendere. Normalmente sono fatte con acqua, zucchero, velo e aromi. Qui all'acqua viene aggiunto il Vigna della Regina e viene 5 euro la scatolina piena, 1 euro quelle vuote da collezione, col cioccolatino 2,50, e questa è un'edizione speciale, ce ne sono solo 20 esemplari. All'interno c'è un grosso sacchetto 800 grammi, viene 50 euro. E per ultimo i cioccolatini fatti con burro di cacao, scaglie di marron glacé, miele e il Vigna della Regina. In ogni cioccolatino c'è un bigliettino con un proverbio piemontese, in ognuno diverso, con la traduzione in italiano, che doveva servire per chi non era piemontese. Poi abbiamo scoperto che anche i piemontesi hanno qualche difficoltà a leggere il dialetto. Sono di pasticceria artigianale, sono fatti a mano uno per uno, incartati a mano uno per uno. Vengono 1,50 euro, si possono vendere sfusi, c'è il sacchetto, questo per esempio è da 10 cioccolatini, 15 euro. Ma posso fare dei sacchettini con quanti ne volete voi. Se vi interessa qualcosa, altrimenti vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei.